schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da solo, veramente super. I requisiti quali sono? Palazzo del CEO, obbligatorio, secondo piano del Palazzo del CEO deve essere pieno e all'interno deve contenere o una Deluxo o un Oppressor, l'auto che vogliamo duplicare e quante LG, quante duplicazioni vogliamo fare. Per dire, vogliamo fare 10 duplicazioni e 10 LG. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avviare una missione Domus Day, un colpo, e appena parte il timer avviamo una missione di Rockstar, un lavoro da titano. Dovremo essere gli host di questa missione per forza, sì o sì in pratica, e quando saremo nella missione, vedete a me sta chiedendo di essere l'host, e quando saremo nella missione dovremo uscire dalla missione. Quindi usciremo dalla missione, torneremo in sessione, io lo sto facendo in sessione solo in video, apriremo il telefono, andremo nuovamente su colpi Domus Day e qui attenderemo che carichi uno di 2, 2, 1 di 4, 2 di 4, 3 di 4, e come vedete che carica, che sta caricando il numerino, aprite nuovamente il telefono, andate in colpi Domus Day, io qui mi ero sbagliato, andate in colpi Domus Day e poi fate cerchio per tornare indietro. A questo punto il bug è fatto ragazzi, vi siete buggati, qui dovete prendere la Deluxo e uscire dal vostro CEO, uscirete su strada, la Deluxo o l'Oppressor, insomma non ho visto se funziona con altre auto, però fatelo così. Rientrate nel vostro secondo piano del garage e a questo punto ragazzi possiamo incominciare a fare il glitch. Allora, se avete lo stile buggato, nel senso che comunque non vi lascerà cambiare, non vi farà fare nulla, vuol dire che il glitch starà funzionando. Quindi a questo punto prendete la vostra auto che volete duplicare, freccia destra, e la mettete dentro l'officina ragazzi. Allora fatelo con targhe personalizzate questo glitch, perché è meglio ragazzi, perché le auto non prenderanno, non avranno una targa pulita in pratica. Quindi a questo punto andate nell'officina, andate su targhe e cambiate semplicemente il colore della targa, come state vedendo qui. Io qui ho messo tutte bianche, però mettiamo l'azzurra giusto per capire qual è la targa, insomma. A questo punto fate cerchio cerchio e fate scendi dal veicolo, esci dal veicolo, insomma. Una volta che siete usciti dal veicolo, risalite sul veicolo e premete freccia destra. Qui avverrà un lag ragazzi che vi riporterà direttamente dentro al vostro garage, e quando ricomparirete nel garage avrete questa cosa. Allora a volte può apparire anche in strada l'auto, quindi a questo punto sarete diciamo in garage buggati con questa auto, e se vi appare in strada tanto meglio, però insomma a me è apparsa qui. Quindi che cosa dobbiamo fare? A questo punto andiamo nell'ufficio, mi raccomando andate nell'ufficio ragazzi, e dall'ufficio scendete in strada. Quindi andiamo a fare questo passaggio, torniamo in strada. E quando saremo in strada ragazzi dovremo vedere la nostra auto. Allora io qui in mappa non la vedo, perché in pratica mi appare sul Palazzo del CEO, è come se fosse buggata sul tetto del CEO, ma in verità sta dentro al Palazzo del CEO. Quindi in questo caso che cosa dobbiamo fare ragazzi?
Io qui la sto cercando, ma non c'è. E quando succede questo, che appare direttamente nel garage, non appare in strada l'auto, l'unica cosa che dobbiamo fare è avviare un colpo di quelli di Lester. Cioè, comunque lo troveremo nel telefono se l'abbiamo già giocati. Come vedete qui l'auto non c'è, quindi andremo a cercare un colpo di Lester. Ci respawnerà all'Eclipse Tower. Quando saremo all'Eclipse Tower cancelleremo il colpo. Questo è l'unico modo, ragazzi, di far uscire l'auto dal CEO. Non esistono altri modi. Ho provato svariati modi con la missione, con un'attività presa per strada, non esce. L'unico modo è questo qui, quindi quando voi uscirete dall'Eclipse Tower vi troverete la vostra auto spawnata sotto l'Eclipse Tower. Dovete fare semplicemente questi passaggi, ragazzi. Questo glitch è abbastanza semplice, basta prenderci la mano. Per rifare il glitch basta ripetere il procedimento dal passo 1, che sarebbe quello di buggarvi, e poi riportate la Deluxe fuori e rifate il tutto, ragazzi. Per questo glitch non serve Avenger, non serve GOM, non serve un cazzo, quindi speriamo che questa volta vi accontentiate veramente, perché secondo me meglio di questo al momento non ce n'è. È un glitch che potete fare da soli in sessione privata. Lo potete fare tutti quelli che hanno il CEO. Non date retta a cazzate che vi dicono comprate la Maze Bank, comprate la Arcadius. Non è vero un cazzo, perché io lo sto facendo a Maze Bank Ovest e funziona benissimo. Che altro dire, ragazzi? Vi lascio l'ora del glitch, la vedete da soli, cioè è funzionantissimo. Detto questo, ragazzi, non so che altro dirvi. Spero che approfittiate di questo glitch, perché non credo che durerà molto. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti. No mercy.